Il San Giovanni Evangelista, un'opera cinquecentesca che per anni era stata custodita nella chiesa che vedete alle mie spalle del calcinaio, è tornato a casa grazie al lavoro dei segugi del nucleo specializzato dei Carabinieri. La cerimonia proprio nel pomeriggio di sabato, quando è stata restituita. Il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale di Roma e il fiore all'occhiello dell'Arma dei Carabinieri. Oggi i carabinieri del reparto operativo di quel comando restituiscono alla comunità di Cortona questa opera così bella, così importante. Quindi un gesto molto significativo, ci voleva per la comunità di Cortona. Sì, era il 1985, pensiamo quanti anni fa è successo questo episodio, e grazie all'Arma dei Carabinieri, al reparto speciale operativo della tutela patrimonio artistico di Roma, siamo riusciti a riprendere questo bellissimo dipinto e di consegnarla tutta alla collettività. Oggi qui al calcinaio è una grande festa e vorrei ringraziare davvero chi con l'impegno profuso giornaliero riesce a recuperare opere. Si parlava prima con il capitano che ci sono circa 6 milioni di opere, ahimè, trafugate nel mondo, e quindi una grande banca dati, e avere indietro un dipinto come questo del San Giovanni è un qualcosa che ci riempie il cuore. Il nostro lavoro consiste proprio in quello, nel monitoraggio delle siti internet, case d'asta, attività investigativa varia, insomma, che viene svolta comunque sia regolarmente dal comando. Riuscire a trovare che l'opera sia esattamente quella trafugata in quel determinato luogo, in quel determinato posto, è un lavoro che comunque sia richiede un impegno, dedizione, un po' di professionalità, non lo neghiamo. E attività comunque sia di indagine, che è la peculiarità comunque sia nostra.